Dicono e chiedono, sarà un'edizione più facile rispetto a quella degli scorsi anni? No, questo perché il dissesto idrogeologico fa sì che nella zona del Ciocco siano numerosissime le frane, gli smottamenti, i cambiamenti di scenario e di geografia. Ci sono dei passaggi nuovi che sono stati tagliati su queste variazioni dovute al clima. Bene, possiamo dire, se aggiungiamo a questo che ha piovuto molto e che la Salamandra, il torrente è gonfio, che la cascata è una vera cascata, penso che possiamo dire che potrebbe essere un'edizione davvero più difficile rispetto alle precedenti. Lensgate 2014 si preannuncia caldo, le temperature non sono come quelle dell'anno scorso, non c'è il gelo, non c'è la neve, ma c'è l'acqua. L'acqua che nei giorni scorsi l'ha fatta da padrone, per cui i piloti ne dovranno affrontare delle belle cascate, dei bei rigagnoli, ma soprattutto dei sentieri impervi, ancora più impervi perché il fango li ha resi viscidi. 4 giri al mattino e 5 giri al pomeriggio, saranno dei gironi infernali, ma sarà soprattutto infernale quest'anno anche la fase mattutina, e chi finirà sicuramente dovrà partire con un bel gorilla sulle spalle, cioè ancora una stanchezza che dovrà farla sì da padrone, ma sicuramente dovrà essere domata, perché nei giri del pomeriggio partire stanchi significa vedere sicuramente l'inferno.